vedremo. Vedremo cosa succederà. Intanto, a proposito di inseguimento per la storia, di fatto questa mattina un po' la storia è stata scritta, la Ryder Cup. Ne parliamo chiaramente con Nicola Pomponi, perché l'Europa mai era partita così forte, 4-0, adesso iniziano i four balls. Ciao Nicola, buongiorno, ben ritrovato. Ciao Nicola. Ciao Alberto, ciao Michele, hai assolutamente ragione, però non bisogna cullarsi subito sugli allori, perché l'Europa si sta dominando, o meglio ha dominato i primi match, quelli della mattina, quelli che vengono chiamati appunto foursome, è un colpo per uno, i giocatori sono partiti molto presto, gli accoppiamenti sono stati indovinati da Luke Donald, che è il capitano dell'Europa, e gli 8 ragazzi che erano in campo sono riusciti a portare 4 punti all'Europa, quindi l'Europa in questo momento sta conducendo esattamente 4-0 sugli Stati Uniti, non era mai successo prima nella storia, però bisogna dire che l'Europa ha un bellissimo diciamo curriculum nel proprio continente, perché non perde da 30 anni lo scontro diretto contro gli Stati Uniti. Qui alle mie spalle vedete, io sono nel media center in questo momento perché poi dovrò ritornare sul percorso, vedete appunto il tabellone con i punteggi, ma punteggi che si riferiscono ovviamente ai match che si svolgeranno appunto nel pomeriggio e che sono da poco iniziati, quelli che si chiamano appunto four balls e prevedono che per ogni gruppo di giocatori si scelga sempre la miglior palla. Qui le immagini che vedete sono state proprio girate questa mattina, c'è un pubblico impressionante, più di 50.000 persone, non si riesce assolutamente a camminare nei pressi delle buche per seguire i giocatori, ma è un tifo assolutamente pacifico e molto molto divertente, veramente si vedono praticamente tutti i costumi possibili ed immaginabili in un fair play straordinario, veramente c'è veramente tanta amicizia e tanta voglia di vedere le proprie nazioni essere rappresentate. Nicola, anche perché bisogna difendere il fattore campo, no? È dal 2012 che non c'è una sorpresa in questo senso. Dici molto bene, guarda, poi il 2012 mi fa anche venire in mente quello che venne denominato il miracolo di Medina, perché noi vincemmo negli Stati Uniti, proprio in Illinois, e fu un qualcosa di incredibile. Come appunto per ricordare anche che cosa dobbiamo fare per vincere, dovremmo cercare di ottenere 14 punti e mezzo rispetto ai 14 punti degli Stati Uniti, anche perché questo torneo, questa sfida prevede 28 punti in palio che verranno assegnati appunto in queste tre giornate. Qui nelle immagini vedete la buca 1 dove questa mattina è stato subito iniziato il tifo a livello calcistico, questo che si divertono a fare i giocatori è quello che è stato denominato il thunderclap, questa onda di applausi incredibili che stanno accompagnando ormai da tutto il giorno i giocatori sul percorso, oltretutto sotto un caldo veramente torrido. Allora ti lasciamo andare, Nicola, visto che qui la giornata è ancora, anzi i tre giorni sono ancora lunghi, quindi grazie, poi ci ritroviamo prossimamente. Grazie a voi, a più tardi. Ciao, ciao. Nicola, grazie. Grazie Nicola Pomponi, commentatore golf Eurosport, avremo modo chiaramente anche di ricollegarci, però intanto... quattro gol, no, non solo gol, era una battuta volontariamente sbagliata, insomma, però partenza forte dell'Europa nella Ryder Cup sugli team USA. Adesso ci ascoltiamo un altro grande successo e poi, a proposito di 4, dal 4-0 della Team Europe contro Team USA in questo inizio della Ryder Cup al 4-1 del Genoa contro la Roma, andremo a collegarci proprio con sponda rosso-blu di Genova per parlare con un collega del secolo XIX. Adesso un grande successo scelto da